Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il nostro fine settimana, infatti di solito noi il fine settimana diamo sempre una bella pulita sia dentro che fuori e siamo tutti quanti all'opera, tranne Valentina che il sabato e domenica lavora, noi altri ci dedichiamo a questi lavori, soprattutto esterni. Infatti, come potete vedere, questo è il portico dove teniamo i cestelli con la legna e c'è Giuseppe che col soffiatore sta dando una bella pulita. Ed eccomi qua che poi arrivo io. Una volta tolto tutto il grosso, do una bella spazzata al pavimento dove c'erano i cestelli e poi, prima di andare a lavare, pulisco bene questo vetro enorme che veramente ci è voluto e era sporchissimo. Devo dire la verità, era molto molto sporco perché essendoci i cestelli con la legna non si può pulire spesso. Quindi ecco, l'ho pulito bene, almeno rimane pulito per la prossima volta che toglieremo i cestelli. Anche qui do una pulita veloce all'inferriata e quel pezzetto di marmo. E ora inizio a lavare con il Lisoform e acqua bella calda, quindi lavo tutto bene, ma devo dire che veramente sì, l'acqua era sporca, ma non più di tanto. Quindi ecco, do una bella lavata. Solo quel pezzo dove verranno messi poi i cestelli, il resto lo laverò dopo. E mentre i ragazzi stavano finendo di mettere i cestelli sul portico, io nel frattempo mi sono messa a stirare perché tutti i giorni devo stirare perché si accumulano se no troppi panni. Quindi cerco di stirarmeli sempre giornalmente, almeno invece di fare quelle 3, 4, 5 ore a settimana, così almeno faccio quella mezz'ora ogni giorno e riesco insomma a gestirmi meglio la settimana della stiratura.
Ecco i ragazzi che stavano finendo di sistemare la legna, quindi io vi faccio vedere il pavimento, vedete, bello pulito, e loro sistemano la legna in modo tale che io poi possa lavare tutto il portico con tranquillità. Mentre puliamo, ci stiamo facendo io un tè e mia figlia gli sto facendo una tisana. La tisana che sto facendo a mia figlia è questa, cielo di stelle. E io invece mi sto facendo il tè al limone della Twinning, perché a me le tisane non mi piacciono. Quindi mentre si pulisce, una piccola pausa. E dopo aver fatto una piccola pausa con mia figlia, adesso riprendo a pulire. Quindi spazzo il portico bene, perché mentre hanno sistemato la legna, giustamente qualche briciola di legna, qualche pezzetto di legna era caduto. Quindi do una bella spazzata per poi lavarci. Ed ecco che ora inizio a lavare e devo dire che sinceramente non era proprio tantissimo sporco, perché i ragazzi fanno sempre attenzione quando portano la legna, devo dire che sono molto bravi, cercano di sporcare il meno possibile. Il portico è asciutto, bello pulito, la legna l'hanno sistemata e io ho dato una lavata, vedete? Le mattonelle sono venute belle lucide, che era molto molto sporco, però vedete, belle lucide, belle pulite, bene. E il portico qui è finito. Oh, almeno abbiamo la legna sistemata e abbiamo tolto anche i cestelli, perché di solito noi i cestelli li togliamo ogni 2 mesi per dare una pulita bene sotto e li portano proprio via e li portano al terreno dove abbiamo la legna già tagliata, li riempiono e io posso dare una bella pulita perché veramente sotto i cestelli c'era di tutto e di più. E qui abbiamo Marco e Claudio che mi stavano lavando i piatti, perché devo dire la verità, i ragazzi mi aiutano molto sia fuori che dentro casa, soprattutto Concetta che studia all'università e quando può mi dà sempre una mano. Valentina ovviamente lavora tutta la settimana, quindi non può, però loro mi aiutano molto, è solo che non si vogliono fare riprendere. E mentre loro mi stavano lavando i piatti, io ho acceso la stufa e sono stata quei 5 minuti lì davanti perché mi piace molto vedere il fuoco acceso e ho messo anche dei panni ad asciugare perché lì intorno alla stufa ho messo dei gancetti, così metto i panni non troppo bagnati e mi si asciugano. E questo è il nostro pranzetto per oggi. Sto facendo questi pomodoretti con l'aglio e ci faremo le uova, mentre qui ci sono piselli e poi ci metterò il sughetto dopo e ci faremo la pasta con sugo e piselli. Questo è per il pranzo di oggi. E
E qui io stavo lavando i panni, perché anche nel fine settimana ci sono panni da lavare sia a mano che in lavatrice. Dato che era una bella giornata, ne ho approfittato, quindi a parte questi panni che vedete, ho lavato anche altri panni a mano, lavatrici, quindi era piacevole stare fuori con questa bella giornata. Una volta finito di lavare i panni, metto un po' di ace gentile nella bacinella per lavarla e mentre lascio agire l'ace gentile io mi vado a stendere i panni che ho lavato. Mentre io stavo lavando la bacinella, arriva mio marito per pulire il forno, perché noi il sabato o la domenica facciamo sempre la pizza. Ed ecco che riscendo per portare la seconda lavatrice della giornata. Allora, questi qua che sto mettendo ora sono panni bianchi, magliette e lenzuola. Io per i bianchi metto il detersivo in polvere. Certo, li regolo così. Metto, vedete, una palettina di questo. Ecco. Ok. E poi metto a 60 ora metto un po' di ammorbidente e poi un po' di ace gentile. Ecco. Diciamo che metto un mezzo tappino, aspetto che scorre l'acqua e dopo lo vado a mettere. Quindi faccio scorrere un po' l'acqua e dopo lo metto. Ecco qua. Questa lavatrice ho messo una centrifuga a 800, vedete?
Quindi 1 ora e 41, 800 di centrifuga. Ci vediamo tra 1 ora e 40. Ed ora eccomi in cucina che mi accingo a lavare tutta la roba che abbiamo usato per fare colazione. E una volta finito di lavare tutto, faccio il lavandino con la mucchina, sgrassatore questo della mucchina igienizzante. E devo dire che mi piace molto, mi trovo benissimo perché mi lascia il lavandino lucido e bello sgrassato. Ed ecco qui che rimetto tutto a posto e vi faccio vedere appunto il lavandino come è venuto, bello lucido, bello sgrassato, veramente bello pulito. E qui c'è tutta la roba che ho lavato. Anche questa giornata è finita, noi abbiamo cenato, abbiamo fatto la pizza e io ho messo la spazzatura fuori per domani. E domani si riparte con una nuova settimana. Se siete arrivati fino qui, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!